Benvenuti, vediamo insieme le notizie di oggi, una festa in cui riunire dipendenti, fornitori e clienti. Con questo scopo Romana Diesel ha organizzato in sede un grande evento in cui sono stati esposti veicoli commerciali, agricoli ed industriali. Truck Store, oltre alla vendita di veicoli, offre leasing, buyback, servizi finanziari, garanzia, permuta, ripristino e allestimento, ma anche pratiche per l'esportazione e acquisto del veicolo usato. Scoprite tutti i servizi sul sito www.truckstore.it. La SKF ha siglato due accordi con la Scania per un valore totale di 40 milioni di euro per la fornitura di cuscinetti per ruote e tenute stelo valvola per alta pressione. Ed ora scopriamo insieme l'ospite di oggi a Trucking News. Do il benvenuto a Sergio Camolese, Area Manager Europa del Sud Allison Transmission. Allora, bisogna ammettere che si tende a fare un pochino di confusione tra automatizzati e automatici. Ci spiega brevemente quali sono le differenze? Sì, questa è una domanda ricorrente nel mio settore negli ultimi anni. Mi sono sempre chiesto come dare una risposta semplice, chiara, senza sconfinare troppo nel tecnico, che può interessare gli addetti ai lavori, ma non necessariamente tutti. In quello mi è utile essere padre di due bambine di 9 e 12 anni che mi hanno fatto la stessa domanda, e quindi ho dovuto trovare un modo che non fosse tecnico di spiegarlo, per cui mi piace iniziare con delle immagini. Quindi cosa c'è di comune alle due tecnologie? Beh, se siamo alla guida di un veicolo industriale, vediamo che in entrambi i casi non c'è il pedale della frizione. Poi se lo guidiamo ci rendiamo conto che il passaggio delle marce avviene soltanto attraverso l'acceleratore, quindi è automatico nel caso del cambio automatizzato con il selettore in posizione automatica. Queste sono le uniche cose in comune. Se poi guardiamo l'hardware, quindi proprio il prodotto in sé, il cambio automatizzato non è che un cambio manuale con una gestione elettronica del cambio marce, mentre invece il cambio automatico è completamente diverso, quindi lo si vede proprio fisicamente e i componenti sono diversi. Infatti nel cambio automatico c'è un dispositivo che si chiama convertitore di coppia, che permette il passaggio delle marce in modo automatico, ma power shift, cos'è questa parola che fa paura, il power shift? Power shift non è che il passaggio sotto coppia di tutte le marce, quindi praticamente non c'è mai un disaccoppiamento del motore dal cambio, cosa che invece avviene nel cambio automatizzato, dove la frizione è comunque sempre presente. Quindi a livello di performance si ha maggiore accelerazione. Questo dispositivo, il convertitore di coppia, non è che un giunto idraulico che permette di raddoppiare la coppia, e quindi permette una maggiore performance, una maggiore accelerazione, maggiori performance in salita, e quindi diciamo che a livello di sensazioni, sempre per rimanere nell'immagine, non c'è molta similitudine. Poi diciamo che sia i costruttori sia anche la stampa hanno contribuito a creare questa nebbia generalizzata sulle due tecnologie, dicendo che l'automatico può essere anche un automatizzato in funzione automatica. In realtà, per tornare un po' all'immagine delle mie bimbe, mi viene da pensare che l'automatizzato che dice di essere un automatico è un po' come una zebra che si dipinge le strisce nere di bianco e dice che è un cavallo bianco. È vero, si assomigliano, però andiamo all'ippodromo e poi ne parliamo. Mentre in una mission stop and go distributiva, quali sono i vantaggi di un cambio automatico con convertitore? Ecco, in questo caso il vantaggio principale è proprio quello del passaggio delle marce sotto coppia, quindi una maggiore accelerazione. E contrariamente a quanto si pensi e si racconti, in realtà minor tempo per raggiungere un punto desiderato per la consegna di beni, materiali, eccetera, permette anche un minor consumo, quindi si raggiunge il punto desiderato più velocemente, senza contare il comfort per gli autisti, che viene sempre sottovalutato, ma in realtà è sicuramente un punto importante. Bene, allora il tempo a disposizione per questa puntata termina qui, ma io ricordo a tutti i telespettatori che se volete seguire integralmente l'intervista con Sergio Camolese potete farlo andando sul sito di trasportocommerciale.it. La nuova puntata di Trucking News invece vi aspetta martedì prossimo. Grazie, arrivederci.